Allora, al di là di tutto quello che è stato chiesto fino ad oggi, che ci sembra abbastanza chiaro, saremo a chiedere per l'ennesima volta un discorso che è un discorso umano, cioè poter avere la possibilità, in quanto ad oggi nessuno di noi che viene su Como ha la possibilità di poter sostare con le proprie abitazioni dove ha terminato di operare. Perciò noi chiederemo al Comune di poter essere ospitati con le nostre abitazioni e di poter ridurre il periodo dal momento che al 17 chiaramente non siamo più in grado di aprire, ma sicuramente la settimana dopo noi sì, dipende poi dopo il discorso burocratico amministrativo, ma noi comunque nel giro di pochissimi giorni, Luna Park si monta in 2 giorni, perciò non è un problema. Noi chiediamo di poter arrivare esattamente subito dopo il 19, perché oramai anche noi fino al 18-19 siamo negli altri posti dove ci ospitano. Noi dal 19 in poi non sappiamo più dove andare, perciò noi chiediamo di poter essere ospitati qua presso la città di Como con le nostre abitazioni e di poter lavorare, diciamo, la settimana di Pasqua e quella successiva come prevede il regolamento, e poi se ce ne vorranno dare altre benissimo, noi ci accontentiamo anche di quello per poter dare un servizio ai cittadini, perché quello che stanno privando non è solo la possibilità di operare noi, ma tolgono quello che è il divertimento, lo svago e il sorriso ai bambini. Noi avremmo piacere che il sorriso dei bambini il sindaco lo venisse a vedere a Luna Park quando siamo installati. L'ho già data la risposta, l'ho data un anno fa comportandomi da uomo, mostrando molto rispetto per i giostrai, tant'è che con un anno di anticipo abbiamo passato in giunta l'atto e abbiamo comunicato. Se in un anno di tempo non hanno trovato soluzioni alternative, che potevano trovare? Se in un anno di tempo non si sono organizzati per poter fruire dell'enorme spazio che lasciamo a loro disposizione, ovvero 5.000 metri quadri, e non gli è interessato e non hanno partecipato, non è un problema mio. La legge dice che in caso in cui non venisse riprogrammato vale la programmazione dell'anno precedente. Noi l'abbiamo fatta, a loro non va bene. Oddio, non sa quanto mi dispiace, prendo decisioni che non piacciono ogni 3 minuti. Di conseguenza, comunque, rispettiamo la democrazia si è espressa attraverso un governo ha deciso fine del cinema, tutto il resto sono chiacchiere.